Bruciare grassi dormendo. Io sono Luca Veronese, esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento e nel video di oggi voglio parlarti di un tema importantissimo che in realtà tu puoi bruciare la maggior parte dei tuoi grassi dormendo. In realtà non è un titolo perché tu possa cliccare, ma è assolutamente la realtà. Il digiuno è qualcosa di antichissimo. I nostri antenati mangiavano una volta ogni 3 giorni, quando capitava. Poi si è passato ad avere un po' più di cibo, magari una volta al giorno, poi 3 volte al giorno e poi 5 volte al giorno e alla fine ci hanno addirittura raccomandato di mangiare 5-6 volte al giorno tutti i giorni. Questo ha dato beneficio più alle industrie alimentari piuttosto che a noi, perché in realtà mangiando così tanto non stiamo facendo un favore al nostro metabolismo, ma anzi perdiamo un'importante opportunità che è proprio quella di bruciare grassi dormendo. Questo grafico è semplice, parla di 2 cose. Il digiuno, quando non sto mangiando, parla di 2 ormoni, ok? Non facciamo confusione. Si parla tanto spesso di insulina, ormai lo sappiamo tutti, l'insulina, quando c'è un eccesso di glucosio ci forma grasso, quindi l'insulina alta ci fa ingrassare, quando abbiamo una resistenza all'insulina facciamo fatica a perdere peso, con tutta una conseguenza di cose, ma meno si parla di un altro ormone che è il glucagone, ed è esattamente l'antagonista, ok, dell'insulina. Quindi se l'insulina mi immagazzina, mi fa aumentare di peso e così via, dall'altra parte il glucagone liberaci di grassi, brucia grasso, e affinché io possa avere il glucagone alto devo avere l'insulina bassa, e per avere questa condizione devo fare digiuno, ma non digiuno che devo smettere di mangiare. Controllare una cosa: al giorno d'oggi siamo passati a fare pasto numero 1, pasto numero 2, pasto numero 3, poi uno snack, poi la cena, poi esci o ti guardi un film, e cosa fai? Non ti viene fame? Prima di dormire non ti mangi qualcosina? Insulina alta un'altra volta prima di dormire, quindi interrompi quella che in realtà per tanti anni, menzionate sempre che i vostri nonni hanno vissuto tanto, i vostri nonni, colazione, alle 6 si faceva la cena e poi si andava a dormire, e qui digiuno, calma insulinica, e glucagone che fa il lavoro di bruciare grassi. Qui sto bruciando grassi. E quindi una cosa importante è il timing, ok? Non mangiare a tutte le ore, perché vado ad avere livelli di insulina alto. Qui ti ho portato anche un esempio di quello che possono essere 3 pasti secondo la libertà alimentare, in modo che tu possa avere una informazione in più. Colazione con uova, quante ne voglio, e con bacon. In una piccola parte del piatto metto alimenti di tipo N. Forse i frutti di bosco sono di tipo A per il basso apporto di carboidrati. Comunque un angolino me lo tengo per alimenti di tipo N, quindi può essere frutta. Poi vado al pranzo in quantità libere, ho messo un esempio di carne rossa in grandi quantità libere, mi raccomando la provenienza, verdure, olio d'oliva, e una piccola parte posso mettere gli alimenti di tipo N, ho messo patate. A cena vado con carne magari bianca, anche qui in grandi quantità libere, verdura, avocado, noci, e anche qui posso mettere una piccola parte di alimenti di tipo N. Vuoi mettere un po' di riso? Mettici un po' di riso. Questi sono 3 pasti semplici, ti riempi la pancia e ti sazi in questi 3 pasti, stop. Se noi tornassimo a ridurre questa quantità di pasti, è un investimento enorme, gratuito, perché abbiamo un bruciagrassi naturale che si chiama fare delle parti di digiuno, anche se in realtà ci hanno convinto che questo migliorava il metabolismo. Falso, l'ho creduto anch'io per tanto, perché quando queste informazioni arrivano in modo prorompente uno si convince che sia così, ma questo semplice grafico dimostra che non è così. Infatti tante persone contano calorie, fanno tanti pasti, che poi è anche stressante, e però non perdono peso. Alcune sì, però tante altre no. In questo canale parliamo di metabolismo, e se parliamo di metabolismo dobbiamo capire questo. Quindi se tu passi a 3 pasti e lasci del bel digiuno tra un pasto e l'altro, e lasci che la notte, se inizi a mangiare alle 7, smetti di mangiare alle 7, quindi lasci 12 ore di calma insulinica, tu perderai peso molto più velocemente, senza parlare di calorie. Semplicemente passa da 5-6 a 3
pasti che siano anche abbondanti, ok? E noterai un miglioramento a livello metabolico. Prova, fai un test per una settimana e fammi sapere qui sotto al video che cosa ne pensi. Lascia un like se questo video ti può essere stato d'aiuto e attiva la campanella perché 3 volte a settimana escono importanti video sul metabolismo, sulle strategie bruciagrassi. Quindi questo canale può essere per te, e mi auguro che sia così, molto utile. Ciao!